Don't like you, she likes everyone. Fingers number five. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers number five? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers number five? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your. Ciao a tutti, io sono Gianina e benvenuti su Dieta Gianina. Oggi siamo alla seconda lezione e vi voglio parlare di una cosa che mi è stata chiesta più e più volte, cioè cosa mangiamo quando usciamo. Allora, voglio iniziare per dirvi che io sono la testimonial di tutte le diete sbagliate di questo mondo, perché ho avuto una vita piena di sbagli, di un'alimentazione sbagliata continua, e quindi sono sempre stata sovrappeso, se non obesa, e ho fatto tutte le diete di questo mondo. Le diete che ho fatto sono state diete di non mangiare niente, di fare la fame, le diete proteiche, le diete con le affettamine, quella col tubo nel naso che ti mettevano direttamente nello stomaco, mi sfuggiva così, e mangiavi solo proteine. Ho avuto anche l'anello allo stomaco e ho dovuto toglierlo perché ho fatto un'infezione, quindi sono proprio la persona più adatta per a parlare di diete sbagliate. Quindi, che succede? Quando tu fai una dieta restrittiva, che ti privi di cose che fanno parte della nostra alimentazione, della nostra vita, da quando siamo su questa terra fino a quando moriamo, al momento in cui rimangi quella roba, ingrassi e c'è sempre più fame e vuoi sgarare sempre di più e così via. Ecco perché non riusciamo mai a tenere una dieta di questo genere fino alla fine. Dieta Gianina si propone a migliorare il nostro modo di essere, il nostro modo di mangiare, mangiando le stesse cose che abbiamo sempre mangiato, ma cucinate in maniera diversa. Quindi con questa dieta voi mangiate di tutto, però con le quantità giuste, perché il nostro corpo ha bisogno di equilibrio. Non gli dobbiamo dare troppe cose di una cosa e poche dell'altra, perché lui è un insieme di cose e ha bisogno di tutto. Non voglio qui parlare di vegan o di vegetariani, perché anche loro hanno bisogno nel loro tipo di alimentazione delle stesse cose. Anche se non mangiano proteine animale, consumano proteine vegetali, quindi anche loro hanno bisogno di tutto un insieme di cose. Essere vegano o vegetariani non significa non dimagrire, ma si può anche dimagrire anche essendo vegetariani o vegani. Io ho seguito due persone vegane che hanno perso peso. Comunque, ritornando al nostro discorso, per poter avere una vita sana e portare a termine, diciamo così, una dieta, bisogna che essa sia equilibrata. Per quello dobbiamo mangiare un po' di tutto. Come vi ho già detto nell'altro video, eliminando lo zucchero e l'olio nelle cotture, già avete fatto un grande bene al vostro organismo. Che succede quando andiamo fuori? Io sono 7 mesi super giù che sono a dieta e vi giuro che io sono uscita tutte le settimane a cena. O con i miei figli, o con gli amici, o con il mio ragazzo, io esco sempre. Sono un tipo che non ama chiudersi in se stesso, e lo sbaglio più grande delle altre diete era proprio quello: isolarsi dagli altri, non voler più uscire, perché esco a fare, se io non posso mangiare, sto così e guardo gli altri. È l'errore più grande che si può fare, perché fuori, nei ristoranti, nelle pizzerie, ci sono cibi che noi possiamo mangiare, anche dal paninaro. Io mi è capitato di mangiare il panino, ho tolto il pezzo di sopra, mi sono mangiato solo il pezzo sotto, masticavo, ma sono stata in compagnia, oppure l'ho tagliata a metà e ne ho mangiato solo mezzo, mi sono messa dentro solo verdure grigliate e un hamburger, masticavo, ma sono stata insieme ai miei amici, a
alla mia famiglia, non mi sono mai privata di uscire perché non posso mangiare. Quindi vi dico, quando vai al ristorante o in pizzeria ci sono tantissime cose che possiamo mangiare. Io ad esempio questi 7 mesi chiedevo quasi sempre, spesso, la bistecca avevo trovato un ristorante fighissimo, c'era una pizzeria, non era un ristorante, che mi faceva la coscia di pollo sulla braccia, una cosa pazzesca, buona proprio, senza l'osso, era troppo buona. E poi accanto alla carne, chiedete la carne sulla braccia, dite al cameriere senza olio, chiedete l'olio a tavolo e vi aggiungete voi l'olio, insalata, verdure grigliate, ci stanno modi e modi di mangiare fuori casa senza dover sgarare e senza dover rinunciare alla propria vita sociale. Quindi ragazzi, oppure ad esempio nella mia educazione alimentare di dieta Gianina, le persone che seguo hanno una volta a settimana l'uscita di pizza, oppure se la fanno a casa è uguale, e quindi anche se escono altri giorni possono mangiare fuori al ristorante una bistecca con insalata, non è un problema. Però il giorno che vanno a mangiare la pizza stanno sereni, tranquilli, mangiano la pizza, si godono la serata, la pizza, la pasta, quello che loro desiderano. In più, in dieta Gianina, 2 volte a settimana ci sta anche il gelato oppure la cioccolata. Detto questo, vedete che è semplice stare a dieta, è semplice non stare a dieta, abbracciare questo stile di vita sano. Non devi per forza morire di fame, non devi per forza privarti della gioia di stare insieme agli amici, di socializzare, perché raga, un pizzico di sacrificio serve sempre in tutto, anche per realizzare i vostri sogni, no? L'università, un lavoro, devi impegnarti, devi avere un pizzico di sacrificio. E anche per il cibo e per stare bene con se stessi è uguale. Nessuno ti regala, dice tieni, mi metto io a dieta al posto tuo, non funziona così. Guardate me, 7 mesi di dieta, 40 kg persi, ho fatto tanti sacrifici, però oggi mi trovo a essere felice, a guardarmi allo specchio e essere, bam, mi sento boom, mi sento piena di energia, apro l'armadio, prendo le cose, mi vesto con più leggerezza, non mi traumatizzo più davanti a sto armadio tutto nero, oddio che me metto, no, adesso sono serena. Serena perché posso fare, come dico io, essere sana, o la pelle che sembra quella di un bambino dopo tutti questi mesi di verdure, frutta. Io mi sento mi sento ringiovanita proprio fisicamente, anche esternamente. Questa è stata la seconda lezione di oggi. Chi volesse seguito per imparare a mangiare bene e anche a dimagrire, mi scriva un'email a dietagianina@gmail.com. Nell'info box trovate tutte le informazioni. Seguitemi anche su Instagram, Parmigiamo Insieme. Nell'info box trovate anche il link del mio blog dove metto un sacco di ricette. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!